mostra di Marlene Dumas alla Fondazione Stelline si può dire articolata su tre distinte tematiche. Una è quella che proviene da una mostra alla Fleet Street Gallery di Londra. L'artista ha deciso di esporre qui alcuni dei dipinti di quella mostra perché erano tutti legati a un tema. C'era un titolo che era Forsaken e la mostra ruotava intorno a questo concetto di abbandono alla morte, partendo da una serie di dipinti che ritraevano Gesù crocifisso. Marlene Dumas, come si sa, parte sempre dalla riproduzione, dalla fotografia, immagini di attualità che trova sui giornali, eccetera, ma anche parte altrettanto spesso la riproduzione di opere d'arte, perché lavora molto sia sulla memoria effimera dei mass media, che più o meno ci raccontano la realtà, però anche la manipolano, sia dalla memoria profonda della nostra cultura visiva occidentale, a cui appunto l'artista si sente da sempre molto legata. Il tema del crocifisso infatti era presentato accanto a ritratti di personaggi della cronaca politica più drammatica, Osama Bin Laden, e altri del showbiz, nelle figure di stelle cadute come Amy Winehouse, che appunto veicolavano un po' quest'idea di decadimento, di morte e di violenza. Idea of the crucifix has got that double thing in it, because Christ, at least in the story of the Bible, he accepts that he's got to die, but he also believes he's gonna rise up again. If also as a mother, as soon as you have a child, this was something I never experienced before, the fact that you are so scared, you know, that something will happen to your child, because it's so important. So, but you can't sort of have life without acknowledging that there is also going to be. So the sensuousness also of this figure, a sensuousness for life, or in making a painting is an act for life, is a positive act. Because if you really believe that there is no meaning in anything, you can't make a painting. A questo nucleo di opere così emotivamente forti, l'artista ha pensato di contrapporne altre che ha realizzato per questa occasione, che sono sostanzialmente due tematiche. Una è quella della Fondazione Stelline, nella sua storia di edificio, di architettura e di istituzione. Le stelline sono sempre state, dai tempi di San Carlo Borromeo, un luogo di rifugio per le ragazze povere, per un collegio femminile dove le bambine andavano a scuola e imparavano un mestiere. In un certo senso dalla miseria o dall'indigenza venivano rimesse al mondo con un ruolo sociale, andavano a fare le donne di servizio, ma anche le segretarie, quando nel Novecento c'erano già gli uffici, le fabbriche. Quindi un luogo di salvazione, no? All'artista è interessata un po' questa storia e credo che sia rimasta colpita anche dal fatto che qui ci fossero tutte donne, tutte ragazze, le stelline appunto, e quindi le è sembrato interessante contrapporre quest'idea di dolore associato al maschile, il Gesù che muore dice padre mi hai abbandonato, invece queste figure femminili che sono figure di rigenerazione, di rimessa al mondo in qualche modo. Show in Stelline, I saw all the pictures in the archives and so, and I first didn't know if I would actually use the girls, and because also they are still dressed in these clothes from the 30s, and that gives a strange sort of nostalgic air to them, because they probably are now, they are not alive anymore, but so. And I thought, how do they then
fit with the Jesus is in the show. But in a funny way, because my mind always likes to make associations and jump from the one thing to the other, I thought they also look a bit, with all these white dresses, like angels. Because in the old paintings, you also have the angels always singing and so. And then when you see a group, that the white dresses and how they are placed with the teacher or the whatever, but the adult, they become this one group. But then when you sort of focus in on the individual faces, you see all these different expressions, like they all try to look like this, but the one looks a bit bored and the other one looks a bit more naughty. And so I've always been interested actually in the difference between individuals, people that are alone, and also how people look at them when they become a group. E poi c'è anche un terzo elemento, che è appunto quello della figura femminile di elaborazione del lutto, diciamo così, la pietà. Quando siamo andati a trovare l'artista nel suo studio ad Amsterdam, abbiamo portato un libro sulla pietà Rondanini, perché pensavamo che sarebbe stato un omaggio per l'artista da parte di Milano, insomma. E poi magari uno stimolo per fare dei lavori su questa bellissima opera incompiuta di Michelangelo. In effetti è uscito fuori un lavoro molto suggestivo, molto bello, che Maria Dumas ha realizzato. When I saw the Pietà in the reel, I was very touched by it, but I couldn't directly really use it as a source. I made the small little work. It was more like a homage to that. But I mean, if you have a work that is in itself so important, like the Pietà in the reel, I then find it difficult to then work with that, because some of the other crucifixes, I mean, I'm really a painter of, so I am into the world of images and the flatness of a painting and the illusion and the flatness, but that is very much a sculpture. So a lot of the inspiration came here more of the idea of thinking about it and actually using the real Pietà. But it did get me onto the moving from the father and the son more to the mother and the son. So that idea then as they got me then back to the Pasolini. Yeah. So from Michelangelo to Pasolini. E la pietà passa attraverso questa piccola immagine della Pietà Rondanini, ma soprattutto passa attraverso le immagini pasoliniane. C'è un ritratto di Pasolini e c'è un ritratto della madre di Pasolini, Susanna, associate ancora come figure di una pietà, perché poi Pasolini è stato anche egli un figlio ucciso prima del tempo e la madre è sopravvissuta. E poi altre figure pasoliniane, come i due ritratti di Mamma Roma, di Anna Magnani, in cui ancora una volta si elabora questo tema del rapporto di una madre e di un figlio che muore prima del tempo. I was looking at the film of Pasolini, of his Jesus and how he made the film, and his own mother played Maria, the elderly Maria in the film, and there's also a song of the singer Odetta singing, "Sometimes I feel like a motherless child." So then I also made the link with orphanages, motherless, pietas. So in a sense, it's all these different ideas that gets mixed together that makes the show then. I'm not really very logical. Some people are much more researchers and then the whole show is totally, you know, in one line. But with me, it goes a bit like this.